Amici di Caffè 24, buonasera, bentornati alla nostra prima edizione settimanale del notiziario sportivo. È stato un weekend abbastanza difficile per le formazioni padovane di Serie B, ma se può risultare positivo il pareggio ottenuto dal Cittadella in quel di Pescara, altrettanto non si può dire per quanto riguarda il Padova, che ha pareggiato in casa per 2-2, uno scontro diretto contro la Regina, diretta concorrente appunto nella lotta per la salvezza. È stata una partita piuttosto rocambolesca, due volte in vantaggio il Padova, come sapete, due volte raggiunto, ma molte discussioni anche per quanto riguarda l'arbitraggio. Oggi, alla ripresa dei lavori, ha parlato Tommaso Rocchi a Bresseo e quindi andiamo a sentire subito le sue dichiarazioni. Sì, abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto, abbiamo sempre tenuto noi in mano il gioco. Era una partita da vincere e che sicuramente avremmo meritato di vincere. Purtroppo gli episodi poi alle volte sono sempre quelli che condizionano i risultati. Se poi ci aggiungiamo anche quelli arbitrali che. Adesso io non sono un tipo che piace fare polemiche, però la realtà dei fatti parla questo, che siamo stati penalizzati, si sono viste anche le immagini dove era molto chiaro che c'è stata questa, non so, svista, però comunque valutazione sbagliata che sicuramente ha influito anche sul risultato. Sì, parlando chiaro, le cifre dimostrano questo. Io sono un tipo che non crede nella malafede, io credo nell'errore, però quando l'errore si ripete, allora comunque deve essere sempre un segnale che ti porta a cercare di capire perché e per come. E noi chiediamo questo, cioè vogliamo non essere penalizzati quando non lo meritiamo e non è giusto, però ormai è andata, adesso cerchiamo di prendere di buono quello che stiamo facendo, che comunque la squadra sta giocando bene, sta creando, sta meritando, ecco, magari di più di quello che poi alla fine ottiene come risultati. Certo, sì, se ci mettiamo a fare i calcoli, chiaramente abbiamo guadagnato un punto. È normale che mancano ancora 8 partite, ci sono tanti punti in palio e noi crediamo alla salvezza. Che arrivi diretto, che arrivi con i play-out, noi ci crediamo, quindi a maggior ragione adesso che siamo comunque vicini, ci crediamo ancora di più. Quindi prendere la Ternana per te non è impossibile. Ma diciamo che è difficile perché comunque hanno un buon margine di vantaggio, però è chiaro che se fai il ragionamento che se vincevi ieri o magari vincevi contro la Juve Stabia, cioè se torni indietro ti direi oggi che sarebbe più facile prenderli, ecco, però noi arriviamo comunque con una striscia, comunque con un periodo dove stiamo facendo comunque bene e cerchiamo di avvicinare, di prendere tutti quelli che ci stanno davanti. È chiaro che adesso c'è il Cittadella, il Novara, cercheremo di prendere loro. Dicevamo molte polemiche attorno all'arbitraggio di Pinzani di Empoli, una partita un po' falsata almeno, molte discussioni sul rigore concesso alla Regina e molte discussioni anche in occasione del gol del pareggio della formazione calabrese, perché sembrerebbe che nell'azione fossero stati commessi ben due falli di mano dai giocatori della Regina. A proposito di questo, ha reclamato vivacemente il direttore sportivo Marco Valentini, vi riproponiamo uno spezzone della nostra intervista realizzata in sala stampa. Penso che tutti avete visto quello che è successo oggi e l'unica cosa che mi preme a me sottolineare è il fatto che non è che vale per il Padova, ma vale per tutte le squadre che lottano per degli obiettivi, chi la salvezza, chi i play-out, chi la vittoria del campionato. Certe partite devono essere arbitrate da arbitri in forma e in condizione.
Quello di oggi ha dimostrato di non esserlo, con noi è stato altamente sfortunato e probabilmente non era in condizione di arbitrare una gara come questa perché, come dicevo prima, avete visto tutti quello che è successo e il Padova pretende semplicemente che vengano mandati degli arbitri in condizione. Beh, primo episodio su cui recriminare è quel famoso rigore dato alla Regina che lascia molto. Io non voglio recriminare, io voglio sottolineare, ripeto quello che avete visto tutti, c'è un rigore che a dire generoso è un eufemismo e soprattutto poi sul secondo gol ci stanno due, un fallo su Nosugi e c'è Di Michele che ha ammesso tra l'altro lui di aver toccato la palla con la mano che ha viziato l'azione del 2-2. Per noi questo è inaccettabile, ripeto, perché partite come queste devono essere mandati arbitri impeccabili che non devono favorire né l'uno né l'altro, ma devono applicare le regole e fare le cose giuste, cosa che oggi non ho visto. Questo fa saltare un po' i piani, anche perché un'eventuale vittoria avrebbe ridotto ulteriormente lo svantaggio al Novara. Padova in piena corsa play-out. Ma noi siamo vivi, stiamo bene, i nostri attaccanti finalmente vanno a segno, è una squadra che sta bene fisicamente, che sta bene mentalmente e quindi dobbiamo semplicemente andare avanti così. Molte discussioni quindi, approfondiremo il discorso tra poco alle 20.30 nel corso di A Cena con la B, trasmissione interamente dedicata a Padova e Cittadella, entrambe impegnate nella lotta per la salvezza. Ovviamente in studio con me Francesco Cocchiglia, poi avremo Filippo Arena, noto tifoso biancoscudato e anche amico intimo del presidente Penocchio, quindi potrà raccontarci anche lui le vicissitudini degli ultimi tempi. Quindi ricordatevi di sintonizzare, almeno di rimanere sintonizzati su Caffè 24, perché alle 20, proprio al termine del nostro notiziario, andrà in onda anche Lega Pro e Contro con ospiti in studio calciatori per discutere sul campionato di Lega Pro che ormai si sta avviando alla conclusione. C'è da festeggiare la promozione del Bassano, quindi non andate via, serata dedicata allo sport su Caffè 24, alle 20 Lega Pro e Contro e alle 20.30 A Cena con la B. In chiusura di TG ci occupiamo degli altri sport. Nel weekend c'è da registrare la sconfitta del Petrarca Rugby per un punto soltanto contro il Mogliano, ma di tutto questo ci parla Giacomo Borile. La Luparense di calcio 5 nella 17esima giornata di Serie A espugna il Palazzetto di Pescara vincendo per 3-1 disputando un'ottima prestazione. Parte meglio la Luparense che con Canalci prova con un diagonale pericolosissimo. Dopo qualche minuto arriva un palo clamoroso a porta vuota da parte di Onorio. Su un calcio da fermo però Onorio appoggia per Canal che con un ottimo destro porta in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo ci prova ancora Canal di tacco ma il Pescara non demorde e crea molte occasioni da rete. Onorio vuole però rifarsi dal gol sbagliato, allo scadere di primo tempo segna un gol anche un po' fortunoso, anche grazie alla deviazione del portiere avversario. Al 13° del secondo tempo Ercolessi chiude la partita su un tiro libero, incrociando perfettamente. Nulla da fare per Barigelli e 3-0 Luparense. Il Pescara vuole segnare almeno il gol della bandiera che arriva al 17° sempre su tiro libero da parte di Canabarro. Il match quindi termina 3-1 con la Luparense che torna a vincere in campionato dopo circa un mese e sale al quarto posto in classifica a 2 punti dall'Acqua e Sapone. Sconfitta che non ci voleva per il Petrarca Rugby che cade in casa nel derby contro i campioni d'Italia del Mogliano, perdendo di un solo punto, 24-23. Gli errori sui calci piazzati purtroppo si pagano, ma i neri rimangono comunque al terzo posto in classifica anche se non più in solitaria, visto che proprio la squadra trevigiana è riuscita a raggiungerli. Beh, sicuramente no, ma dobbiamo fare mea culpa perché nel momento in cui abbiamo preso il cartellino giallo lì abbiamo avuto quei 10 minuti di difficoltà e lì hanno giustamente, bravo Mogliano, hanno approfittato e è passato avanti e dopo lì il carattere dei ragazzi è venuto fuori, purtroppo non è stato sufficiente. Con questo è tutto per questa sera, vi rinnovo l'appuntamento ovviamente a domani 19.45 su Caffè 24, c'è sempre la replica intorno a mezzanotte, visitate la nostra pagina Facebook Caffè 24 Sport per le notizie di giornata e poi ricordo ancora non andate via perché fra poco c'è Lega Pro e Contro e subito dopo A Cena con la B.